si fece questa canzone. E con Pippo Baudo è fatto sta cosa. Il Califfo sei stata... Scusa Marco, devo interromperti perché su Califfo abbiamo il nostro Schiavi. Ah, a Schiavo pensavo. Sì, no, invece, no, non Schiavi, Schiavo di nome. Che sa tutto del Califfo e ti vuole omaggiare così questo tuo grande amore con... Franco Califano, 30 album e un solo vero amore, Mita Medici. Oh, che c'è? Nessuno te conosce come non me. Non fa le imitazioni. Un bastardo venuto dal sud, 1972. L'evidenza dell'autunno, 1974. Secondo me l'amore, 1975. Tutto il resto è noia, 1977. Tac, 1977. Ti perdo, 1979. Tuo Califano, 1980. La mia libertà, 1981. Buio e luna piena, 1982. Io per amarti, 1983. Impronte digitali, 1984. No, ma cambierà, 1986. Il bello della vita, 1987. Io, 1988. Coppia dove vai, 1989. Califano, 1990. Se il teatro è pieno, 1991. Ma io vivo, 1994. Giovani uomini, 1995. E tu nell'intimità, 1999. Stasera canto io, 2001. Aspetta, ancora due. Ho finito. Le luci della notte, 2003. Non escludo il ritorno, 2005. C'è bisogno d'amore, 2009. Vi faccio anche i live. No, i live no. La Daniela ti vuol fare una respirazione bocca a bocca se hai bisogno, ha detto. Sentite, io vorrei fare una testimonianza su Califano. Oh. Se mi permettete una cosa seria. Bello. Califano non è che era soltanto un personaggio, è stato veramente, a parte... Beh, è un grande autore, un poeta. Un grandissimo autore. Un bravo cabarettista, stranamente, perché lui veniva dalla canzone e invece è diventato cabarettista, anche lui ha lavorato al Derby a Milano per tanto tempo. Ma e... come uomo, com'è? Vabbè, questo non lo posso sapere io. Ma chiedi la l'artista, lui vuole il gossip. Come posso sapere io? L'unica che può saperlo è lei, Mita. Come uomo, non lo dirà nessuno. Esatto, come uomo, persona, poi insomma già è stato detto molto, io ho fatto uno spettacolo proprio celebrando Franco, le sue canzoni, le sue poesie, la sua, quindi che è fondamentale. Franco come uomo, quando io l'ho conosciuto, e parliamo di tanto tempo fa, poi noi ci siamo un po' persi ovviamente, strade diverse, vite diverse, amori diversi, ma lui era ed è, quello è rimasto fino ad ora, una persona generosissima, un gran signore, nonostante possa sembrare oggi appunto perché l'hanno un po'... Poi gli piaceva anche a lui questo aspetto più un po' così, ma dentro era veramente una persona fantastica e quindi capace di essere un poeta. Ma traditore ma non era neanche traditore. Come neanche traditore? No, anche il fatto per cui io poi sono andata via e per questo poi è rimasto forse a lui questa cosa... Cioè che insomma forse non se l'aspettava. Ma ecco. Sei andata via te? Lo hai mollato te? Beh sì, perché lui ha fatto una sciocchezzuola, non una cosa, non si sa. Niente, lui mi ha detto una bugia. Diciamo che lui mi ha detto una bugia. E l'hai beccato subito. Ma io l'ho beccato per del tutto casualmente, adesso non voglio parlare di cose, perché appunto ripeto già, insomma, così. Però è stato un attimo, perché siccome, ma questo mi succede forse anche troppo, sono stata troppo determinata, però è così. Siccome stavamo tanto bene, la cosa era... Se poi c'è qualcosa che non va è meglio... E allora io sono andata a casa, ho preso tutte, perché noi abitavamo insieme, quindi anche... E che gli hai detto? Gli ho detto ciao. L'ultima amica di me. No, così poi dopo c'è stato uno strascico, poi dopo Franco ha avuto dei problemi, io ci sono stata vicino, perché naturalmente Franco per me è stato forse il primo amore importante, però io ero molto più giovane di Franco allora, e per cui per me, diciamo chiaramente, ha conservato il sapore di un amore giovanile, comunque molto giovanile. Lui era già un giovane uomo, per cui insomma diciamo che forse è rimasto anche per questo molto forte il legame, che anche non frequentandoci però è rimasto. Ogni volta che ci incontravamo anche per caso o ci hanno fatto incontrare in televisione addirittura, non so se era Domenicaino o qualcosa, era una festa comunque.
era una ma festa. Ma non gli hai dato quattro schiaffi, non è stata una cosa... No, quattro schiaffi li avrei dati a Stinchelli alla, per la cosa di prima, quella. Mi meraviglio come, cioè, non gliela... perché mi ero messa molto... Dita, com'è che si molla il califfo? È quello che io... scusate, sbaglio, ragazzi, no, è quello che vogliamo sapere. Come molli nome? Beh, dunque, tanto lo prendi un po' di sorpresa, perché se no probabilmente ti riacchiappa, perché insomma, come anche poi tentato di fare in maniera molto elegante, non credo. Sì, elegante. Ma Franco, io lo chiamavo un lord, era un lord inglese con me. Poi con gli altri non lo so. Ma io dicevo: ma guarda che sembra un lord inglese. Mi guardavano, dice, ma questa chi ha conosciuto? Però io lo posso dire. E quindi l'ho colto di sorpresa, secondo me, perché sono appunto andata via da un minuto all'altro. Lasciato, finito tutto, sparita, partita, scomparsa, missing, desaparecido, dopodiché lui mi ha cercato, però doveva capire, certo. Ma non gli hai detto nemmeno... No, ma non poteva, deve prendere di sorpresa, ha detto, giusto? Di sorpresa deve essere, sennò magari poi non sarebbe possibile, esatto. E poi dopo, insomma, sono successe delle cose, lui mi ha cercato, ci siamo riparlati, è andato da mia madre. Cioè queste cose qua, notte, diciamo. Sono scivolata via. Era di giorno, ma sono scivolata via. Sei scivolata via? Sì, diciamo, sono scivolata via. L'ho fatto delicatamente, nel senso che non è che ho fatto adesso io me ne vado. No, sono andata via, perché le cose bisogna farle e non dirle. Non puoi fare una piazzata col califfo. No, certo, sicuramente no, brutto, non è possibile. Non si fa, cioè, No. Più romano, però appunto siamo, insomma, è una persona che comunque è rimasta nel mio cuore, come io, pare nel suo. Brava. Grazie Anita. E adesso Daniela. Sì. Come si chiama questo programma?